posizioni più presenti nel sacro, al femminile, quindi abbiamo anche, no, un valore, cosiddetto valore donna, in più dal suo contributo alla politica, può sostenere questa battaglia. Facciamo la senatrice Elena Pellegrino, che con la sua esperienza sicuramente dà un contributo importante e sfogo, però, in questa proposta di iniziativa popolare, tra quale ho fatto riferimento prima. Io quest'anno, in occasione dell'8 marzo, ho utilizzato il termine coraggio, il coraggio delle donne che non si arrendono, delle donne che hanno conquistato tanti diritti, delle donne che vogliono dare il loro contributo alla crescita sociale, economica e politica del nostro paese. Quindi sono tutte donne, quindi io farei un applauso alle donne. E l'ulivo proprio in questi giorni, l'ulivo della Puglia come simbolo di pace, l'ulivo della Puglia che può